Siamo in collegamento con l'economista Gianni Lepre. Ben trovato, grazie per essere collegato nuovamente con noi. Salve a tutti e buona settimana. Sono tante le persone, i lavoratori che vogliono usufruire della pensione con quota 103. Qual è il rischio concreto? Cominciamo col chiarire che chi può usufruire di quota 103 o che cosa significa quota 103. Praticamente la quota 103 viene raggiunta da quei lavoratori che nel 2023 hanno compiuto 62 anni o compiranno 62 anni e hanno complessivamente 41 anni di contributi. In effetti, quindi possono andare in pensione anticipatamente rispetto ai 67 anni canonici. La parte negativa sta nel fatto che comunque chi va in pensione regolarmente e vuole farlo può continuare regolarmente a lavorare. Chi invece usufruisce di quota 103 assolutamente non può continuare a lavorare o svolgere altri lavori. C'è sempre il problema molto sentito dell'evasione fiscale. Si colpiscono molto spesso coloro che non hanno nulla, ma non si colpiscono le grandi evasioni. Questo lei sostiene. In questo momento si sta facendo qualcosa per recuperare soldi in tale direzione? Allora, incominciamo col dire che un anno fa erano 1.100 miliardi mai scossi dal fisco, ad oggi invece sono già diventati 1.153 miliardi. Quindi tutto sommato questo significa che è una lotta impari, ecco, tra lo Stato che deve riscuotere e chi praticamente non paga. Ora, naturalmente, dal nostro punto di vista c'è bisogno di razionalizzare la lotta all'evasione fiscale. Ricordiamo che sono 110 i miliardi che ogni anno vengono evasi e naturalmente la lotta anche a riscuotere quello che il fisco ufficialmente riesce, come devo dire, a concretizzare in cartelle e quant'altro. A volte però succede che tutto questo non viene, come devo dire, ben congegnato. Nel senso, io faccio un esempio, che è accaduto al nostro studio pochi giorni fa. In effetti è venuto un nesso notificatore con un centinaio di cartelle, attenzione, circa 100 cartelle da notificare per le aziende che avevano, a questo punto devo dire, sede legale presso il nostro studio. Di queste cartelle è riuscita a notificarne soltanto 5 o 6, perché il resto erano aziende cessate, aziende fallite, contribuenti morti e quant'altro. Quindi vuol dire che tutto questo c'è stata a monte una macchina lavorativa enorme che però poi alla fine non ha prodotto niente. Io direi che addirittura, e potrebbe essere opportuno, lo facciamo anche noi all'interno dello studio, e per prima cosa, quando dobbiamo rivolgerci a qualcuno, dobbiamo vedere se è esistente. Basta fare una visura camerale. Certo, ma insomma lei da economista non ritiene che ci siano troppe microtasse? È vero, il contribuente talvolta non paga, ma è anche difficile, c'è troppa dispersione nel voler poter sa stare dietro a tutti i balzelli che esistono anche a livello imprenditoriale. Anche questa cosa noi la denunciamo spesso, nel senso che a volte non basta un solo modello, modulo F24, per far pagare le tasse ai contribuenti, e molte di queste tasse sono micro-microtasse. A volte ci dobbiamo compilare un RICO per far pagare 1, 2, 3, 5 euro ad un'azienda. Tutto questo naturalmente comporta una dispersione di tempo e quindi un maggiore aggravio di costo, ma io dico non soltanto da parte del contribuente, ma anche da parte poi delle istituzioni, del fisco, per cui bisogna cercare di accorpare tutte queste microtasse
nel modo più riassuntivo possibile, quindi rendere la vita più facile al contribuente. Noi lo diciamo spesso, la burocrazia è il cancro dell'economia e ancora una volta anche in questo senso tutto questo è palese. Certo, e c'è anche una difficoltà, almeno così ci raccontano i nostri telespettatori, ad accedere agli uffici di competenza. È veramente diventato difficile. Lei ci può confermare questo dato? Questa è una cosa molto, devo dire, molto grave e io personalmente mi farò promotore presso i nostri ordini professionali, cioè quelli dei commercialisti, dei consulenti del lavoro, per fare pressione presso chi di dovere e fare in modo che ancora una volta si torni, ecco, come una volta praticamente alla presenza in ufficio, si tenga presente che oggi accedere ad un ufficio all'INPS, all'Agenzia delle Entrate e quant'altro è una cosa difficilissima, basta fare bisogna chiedere un appuntamento, magari dopo averlo chiesto 3-4 volte ti rispondono, ti danno un appuntamento dopo un mese, poi sotto sotto te lo rimandano. Nel frattempo le aziende hanno delle difficoltà enormi, non parliamo per esempio quelle aziende che hanno bisogno di un DURC, l'INPS magari chiede una differenza contributiva anche di 50, 60, 70 euro, le aziende non riescono ad avere il DURC finché non si risolve il problema, magari poi se vai a colloquiare sempre ovviamente via online con l'INPS ti diranno incomincia a pagare e poi dopo se ne parla. O incomincia a non usufruire degli sgravi, perché chi non ha il DURC regolare non può usufruire degli sgravi, come tu, se tutti quanti se lo potessero permettere. Non stiamo qui, come si suol dire, per dirla terra terra, molte aziende friggono il pesce con l'acqua. E allora noi la salutiamo, la ringraziamo e le auguriamo buon lavoro. Arrivederci. Grazie a tutti e buona settimana.